Ciao a tutti! Arrivo subito. Pronti? Ci siamo! Eccoci! Oh, ciao a tutti! Siamo di nuovo in diretta. Allora, mi metto questo qui, così vedo i commenti. Allora, aspettate che mi tolgo un attimo dalle scatole la lavagna. Perché? Perché oggi vediamo un po' di cosine, eh? Allora, qui ho l'audio. Esatto, appunto. Togliamo l'audio, perfetto. Ok, allora tirate fuori la glassa dal frigorifero, così intanto la riportiamo a temperatura ambiente. Allora, vediamo. Ciao Lucia, ciao Ludmilla, vedo Stella, ciao Sonia. E in più oggi sorpresa, sorpresa al cioccolato, va bene? Vi faccio vedere una tecnica, magari alcuni la conoscono già, altri no, perché non è conosciutissima, è una cosa molto molto interessante, eh? Quindi vediamo anche quella. Ciao Davide, un saluto veloce che sono al lavoro. Ciao Annalisa, buon lavoro allora. Vediamo, ciao Maria Rosaria. Ciao Erika, ciao Laura, benvenuta. Oh, ragazzi, sono un po' stanco, ieri ho fatto le ore piccole. Gabriella, anche noi pasticceri facciamo le ore piccole e non a far brioche, ovviamente. Allora, vediamo. Ciao Gabriella, ciao Giusy, ciao Giulia, Alessandra, buongiorno Alessandra, ciao Pietro, grande Pietro, prima o poi ti becco Pietro. Ciao Alba, vedo Michela, Vanessa, Sara, buongiorno, ciao Alessandra, ah no, aspetta, Alessandra l'ho già salutata. C'è qualcuno che ho visto prima, Elena forse. Che mi ha scritto che è la prima volta che si collega. Lo chiedo sempre perché sono molto curioso. E quindi se c'è qualcuno che è la prima volta me lo scriva, che appunto sono curioso. Ciao Claudia! Vediamo. Davide, ho comprato la gelatina della Conad e non ho trovato scritto i Bloom. Stella, sì, tieni conto che le gelatine, diciamo così, commerciali non riportano quasi mai i Bloom, tipo Pane Angeli, Rebecchi. Ora, quella della Conad non so quale sia. Però di solito cosa si fa? Si scrive alla casa produttrice e si chiede. Tendenzialmente rispondono, eh? Cos'è caduto? Oh, ho sentito un botto. Vabbè. E tendenzialmente, dicevo, sono gli spiriti. Tendenzialmente rispondono, Pane Angeli sappiamo essere 240 Bloom, mentre Rebecchi 120. E 90-130 meglio, capite poi la differenza? Ovviamente ti viene una preparazione che è molle, mentre una preparazione super gommosa, se non riusciamo poi a calibrare bene e rifare, diciamo, il calcolo. Ecco. Ciao Tiziana, Maria Teresa, buongiorno Valentina, un'altra Teresa, figurati Stella. Ok, beh, ci siamo. Aspettiamo ancora i nostri, anche dai, 5 minuti, 5 minuti. Anzitutto, ragazzi, volevo ringraziarvi perché ieri sera, come vi avevo appunto anticipato nella precedente diretta, abbiamo chiuso le iscrizioni per le creme, le basi e autunno. O meglio, volendo si possono ancora acquistare, però il prezzo è tornato normale, diciamo, quindi non è più in promozione. E c'è stato un boom pazzesco, io vi ringrazio tantissimo perché noto tantissima stima, insomma, poi le recensioni che abbiamo avuto sono state eccezionali, quindi ci sarà una sorpresina a metà ottobre, però posso dire niente perché sennò mi taglia le mani, capite? Io vorrei dirlo, ma non posso dirvi niente, ve lo dirò nelle prossime dirette, va? Allora, Michela, sorpresine poi sono sempre belle, dai, si sa. Allora, Sonia, per me è la seconda volta che mi collego, mi sono già innamorata, grazie Sonia, mi fa piacere, mi fa piacere. Oggi, ragazzi, terminiamo la nostra idea di tiramisù. Io so che alcuni di voi si sono già scofanati, e per chi non sa cosa significa scofanare, significa la mousse avanzata, infatti me l'avete scritto, mi avete detto, caspita Davide, buonissimo, è qua, è qua.
è veramente molto buona, però dovrete assaggiarla poi nell'insieme. Perché la lavagna? Perché oggi, prima di terminare la nostra creazione, volevo farvi capire come sono arrivato a creare questa idea di tiramisù, perché questa è appunto un'idea, ma di idee ce ne possono essere tantissime altre che riportano sempre il gusto, ad esempio, del tiramisù. Ma poi vedremo anche altro, vedremo un po' come scomporre i dolci della tradizione per creare delle torte moderne. Secondo me è molto molto interessante. Quindi state collegati. Anna, buongiorno dal Trentino. Sì, questa ragazza è una approfitto bene. Grazie Serena. Questa sarà una diretta veramente molto interessante. Infatti vi invito, io lo faccio spesso, di condividerla anche, di chiamare, perché quello che vi starò per dire adesso, grazie alla nostra bella lavagna, spero che si veda anche bene, sì, c'è un po' di riflesso qua, ma vabbè, insomma, comunque, poi magari la inquadro meglio, ecco. È frutto ovviamente di studio, di anni di esperienza, di anni di laboratorio, insomma, capite? Quindi diventa molto interessante. Allora... se non mangio subito il dolce è meglio grassare, rimanere in freezer, congelare la glassa, grassare quando non mangia. Benissimo, Giulia. Allora, se non lo mangi subito, glassalo all'ultimo momento, quando ti serve. Quindi tu la tua torta creata, fatta, finita, ma non glassata, la lasci in congelatore, va bene? E in congelatore, ragazzi, ci può durare anche un mese, non c'è problema, è molto comodo. Hai ospiti a cena improvvisi, devi andare, hai dimenticato del dolce, la pasticceria è chiusa, non sei riuscito a comprare le pastine, non so, per il compleanno. Bene, ce l'hai lì pronto, la glassa la potete tranquillamente tenere in frigorifero, ok? Questa glassa qui vi dura anche 2-3 settimane in frigorifero, non ci sono problemi. Poi, per sicurezza, la possiamo anche congelare, quindi diventa veramente velocissimo poi preparare la nostra creazione, ok? Sandra, io vado al lavoro. Sandra, buon lavoro, lo so, il sabato è sempre un po' particolare. Ottima la cremina con il crumble, ecco, visto, Tonietta fa parte del club degli scofanatori, sì, si può dire, ma sì, vai, sì, ce lo inventiamo. Anch'io ho fatto così, ma la mousse del pariscatore è un'uscita più solida rispetto a quella di Davide. Forse l'ho montata troppo. Sì, Stella, può essere, sai. O anche i prodotti che abbiamo utilizzato, lì dipende. Bisogna arrivare a montare bene, cioè bene, in maniera corretta, la panna col mascarpone. Perché se tu continui a montarle, prendono più sostegno. Quindi hai una mousse un pochino più sostenuta, che non succede niente, per carità. Però è per quello che ce l'hai un pochino più duretta, ecco. Davide, pensa di fare altre promozioni sui corsi? Ragazzi, vedete, ora, io adesso vi racconto l'ultima, poi iniziamo. Questa mattina ho ricevuto, no tanti, 3 o 4 messaggi, adesso non ricordo, di ragazzi che mi dicevano: Davide, ho perso la promozione autunno e le creme. Ma come? Ma se l'ho detto dappertutto, vi ho martellato, perché poi so che succedono queste cose. Per quello continuo a ripeterlo nelle dirette, mi dispiace. Ci saranno altre promozioni, ecco, le promozioni capitano, durano quel periodo e chi ne approfitta e chi magari viene dopo pagherà il prezzo normale. Lo dico contro il mio interesse, perché ovviamente il prezzo normale sarebbe quello il prezzo, no? Però è piacevole trovarsi comunque una promozione, da dire che bello, ogni mese so che c'è una promozione su quel prodotto, vado a prenderlo perché poi non lo trovo più allo stesso prezzo, lo trovo maggiorato, no? Ecco, e infatti io continuo a dirlo, però mi dispiace, ecco. Ce ne saranno altre, dai. Anche a me era più sostenuta, sì Giulia, sì, il motivo è un po' quello. Lucia, qualcosa senza zucchero. Si può fare, Lucia, si può fare. Potremmo fare una bella diretta, hai ragione, sai Lucia, facendo una creazione salutista, chiamiamola così. Quindi utilizzando determinati prodotti, magari con indici glicemici inferiori, quindi usando altri prodotti rispetto allo zucchero. Patti, ciao! Anch'io ho mangiato la mousse avanzata, ecco un altro del club, con il crumble glassato. Questa è Gabriella. Allora, vediamo. Ciao Davide, si potrebbe omettere la glassa, spolverare solo con cacao? Chiedo. Sì, Claudia. Sì, lo puoi fare. Allora, la glassa al cacao ha un motivo, che adesso vediamo. Infatti tra un secondo partiamo, tu hai esagerato, guarda Sonia, non lo leggo neanche perché hai esagerato. Allora, io ti guardo e basta, fra un po' vado al lavoro. Mariella, buon lavoro.
Io ho acquistato le creme, grazie, mi fa piacere. Io prenderò assolutamente quello di Natale. Sì, beh, a Natale, ragazzi, io ve lo anticipo già, Io ve lo anticipo già. A Natale ho un'idea. Poi iniziamo. E faremo una diretta, ok, dove creeremo assieme il dolce per Natale. L'abbiamo fatto anche a Pasqua, cosa significa? Il 23 dicembre sarà l'ultima puntata di questo percorso, saranno 3 serate gratuite, sempre gratuite qui in diretta, dove vi tolgo il pensiero di cosa portare in tavola a Natale, se vi fa piacere. Quindi creeremo assieme un bel dolce per il Natale che voi preparerete. Poi noi lo finiamo il 23 e io vi spiego cosa fare la mattina del 25 per terminarlo, così non ci avete più neanche il pensiero. Bella come idea, cioè scusa, a me piace. Così anche io mi preparo il dolce per Natale, tolgo il pensiero anche io e tanti saluti. Dai, allora, iniziamo. Allora, questo, tirate ragazzi fuori la glassa dal frigo, infatti l'ho messa qui per farvela vedere, in modo tale che va a temperatura ambiente. Togliamo il ciao, tiriamo fuori la... Questa lavagna devo un po' pulire. Aspetta, non si cancella bene. Mi dite ragazzi se vedete bene la lavagna? Si vede bene? Vediamo, eh. Ciao Marco, si vede bene ragazzi la lavagna? Fatemi sapere, vediamo. Aspettate, se magari facciamo un piccolo... ma più di tanto non si riesce a zoomare, eh? Più di tanto no. Beh, non ci sono riflessi, si vede? Vabbè, si sente comunque. Allora. Sì, si vede bene, ottimo. Allora, cerco di usare magari il nero che così si vede. Sì, dai. Ok, anzi, no, facciamo cambio il programma. Allora, breve piccola teoria su come siamo arrivati a creare il nostro dolce, la nostra idea di tiramisù, ok? Ma potrebbe essere la cassata siciliana, potrebbe essere il cannolo siciliano, potrebbe essere la sacchia, la millefoglie, la Sant'Onorè, e chi più ne ha più ne metta, ok? Il profiterol e via dicendo. Quindi cerchiamo di capire come arriviamo a creare da un dolce della tradizione un dolce moderno, ok? Cos'è un dolce moderno anzitutto? È un dolce che sostanzialmente ha varie consistenze, va bene? Vari sapori, consistenze diverse, preparazioni più o meno, chiamiamole nuove, ok? Che in realtà nuove non sono, diciamo che noi abbiamo conosciuto da poco, ecco, va bene? E i pasticceri conoscono da tanto i professionisti, però magari a casa si una melacca, si è iniziato a sentire a parlare di no, abbiamo iniziato a sentire parlare di una melacca, oggi è un po' così. Da poco, no? A casa quantomeno, in realtà il pasticcere insomma è già diverso. Allora, in pratica, tiramisù, pensiamo al tiramisù. La prima cosa da capire è che gusti ha il tiramisù, ok? Tendenzialmente c'è sempre un gusto principe, ok? Quindi il primo che sentiamo subito, ad esempio nel tiramisù, cos'è? Il mascarpone, giusto? Quindi mascarpone. Perdonate la scrittura da gallina, però sono un uomo, eh. Gli uomini scrivono male rispetto alle donne. Questo è assodato, no? Possiamo dirlo. Allora, vediamo. Questa lavagna serviva al corso. Sì, Gabriella, l'abbiamo usata anche al corso. Allora, primo ingrediente, quello che si sente di più, sostanzialmente il mascarpone. Poi abbiamo degli altri ingredienti che di solito o accompagnano, ok? O comunque si fanno sentire nel loro insieme. Se pensiamo al tiramisù, subito viene in mente ovviamente il caffè, no? Viene in mente il cacao, perché ce n'è poco, ma quella bella spolverata di cacao amaro sopra ci fa sentire, cioè si fa sentire, ok? Meno rispetto al mascarpone, ma si fa sentire, giusto? Poi abbiamo un altro ingrediente, io direi, che è il savoiardo. Badate bene,
Savoiardo, non pavesino. No, so che ai ciechi piace quei pavesini, però in realtà è... Tirami su, savoiardo, ok? Allora, ciao Manuela. Ci siamo fino a qua. Quindi, individuiamo il primo ingrediente, che è sostanzialmente l'ingrediente principe. Poi abbiamo degli altri ingredienti che accompagnano, ok? Quindi, cosa facciamo? Dobbiamo sostanzialmente, quando creiamo un dolce moderno, scomporre il nostro classico tiramisù e cercare di ricomporlo, tenendo a mente ovviamente altre piccole regole che adesso vediamo, però ovviamente esaltando i sapori, quindi l'elemento principe e quelli che sostanzialmente accompagnano. Quali sono le altre regole? Ve la faccio breve, da tenere un po' in considerazione. Avere sempre delle basi morbide, delle basi croccanti o semi-croccanti, e magari delle basi di via di mezzo, che tendenzialmente sono i biscotti, i biscuit, i finassier, le masse montate in generale, così. Quindi è quella cosa che senti la masticabilità, ma non è estremamente croccante come una frolla, ad esempio, va bene? Quindi io devo capire, base morbida, 1, morbida, che per base morbida si intende una crema, ok? Una mousse, un cremoso, una lamellata, eccetera, eccetera. Quindi una base molto morbida, soffice. 2. Una base semi-morbida. Tre. Una base croccante. Eccolo qui, ok? Ora, vediamo, i pavesini... I pavesini per gli over 80. No, beh, magari c'è qualche signora o signore di 80 anni, insomma, di qualche nonnino che ci segue. Che bello, nonnino mi piace molto come termine. Dà proprio il senso di dolcezza, o no? Allora, quindi, la base morbida, tendenzialmente, torniamo a noi, è quella più presente nel dolce, no? È tutto un po' il contorno, eccetera. Quindi, di solito, la si associa all'elemento principe. Eccolo qui, infatti nella nostra... Devo cambiare prima regola, ragazzi, questi scrivono poco nulla. Ecco, questo peggio che peggio. Torniamo al nero, va. Nella nostra... Io spero che si veda, però almeno si sente, dai. Nella nostra creazione, tutto l'elemento esterno, che è quello maggiore obiettivamente, è appunto una mousse al mascarpone, l'elemento principe, ok? Vediamo un po' se... Ok, bene, bene. Ci siamo? Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo riprodotto il savoiardo, ok, pare pari, semplicemente abbiamo fatto dei dischi, ok? Il caffè, come l'abbiamo inserito? Allora, il caffè deve essere leggero, perché altrimenti può diventare troppo forte, troppo... complesso, difficile, insomma. E quindi abbiamo messo una ganache. La ganache è molto interessante perché ci dà anche quella nota di golosità, perché è molto golosa, giusto? È bella gnami gnami, chiamiamola così. Oggi ce la inventiamo. E infatti l'abbiamo messa qui, poca poca, se avete fatto caso era molto poca, ma quando andrete ad assaggiare il nostro tiramisù la sentirete al 100%. Quindi abbiamo il savoiardo, eccolo qui, e la ganache. La ganache è sempre una base sostanzialmente morbida. Il savoiardo è la nostra base sostanzialmente semi-morbida. Tutto attorno abbiamo la nostra mousse al mascarpone. E infine l'elemento del cacao, eccolo qui, che si senta, sarà la nostra grassa. La grassa esterna, eccola qua, al cacao, ok? Ecco come è nata questa idea. Però, ripeto, è un'idea, perché in realtà io ho visto anche ragazze che seguono anche i miei corsi in pasticceria semplice, così, che hanno creato delle idee di tiramisù eccezionali. Ad esempio, hanno nell'esterno sempre utilizzato un discorso di mascarpone, però magari hanno inserito un cremoso, una lamellata, hanno inserito altre cose. Poi il cacao, non hanno messo la grassa, ma hanno inserito la marquise al cacao, che è molto forte come sentore, e il biscotto hanno messo del crumble, ok? Un'altra possibilità. Oppure, invece della torta moderna, hanno ideato, ad esempio, delle crostate. Quindi abbiamo la frolla
al cacao, piccolo strato di marquise sempre al cacao, ho visto utilizzare, si usa molto, ecco, perché comunque ha un forte sapore di cacao, quindi si sente veramente molto molto bene. Poi all'interno è stato inserito chi ha messo una gelatina al caffè, ad esempio, chi ha messo un'altra preparazione morbida al caffè e poi di nuovo la preparazione al mascarpone, ok? E appunto chi ha poi anche spolverato con del cacao, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi se noi capiamo quali sono gli elementi principi, gli elementi secondari e quali sono le piccole regole da tenere in considerazione come morbido, semimorbido, croccante, eccetera, riusciamo a ideare di tutto. Però facciamo degli esempi, eh? Allora, io vi cancello un attimo questo, tanto se l'avete scritto bene, se non l'avete scritto non preoccupatevi perché la diretta non viene cancellata, quindi la potete rivedere. Devo comprare un cancellino nuovo. Sì. Necessario? Sì, sì, assolutamente sì. Vediamo, eh. Erika, lo so che mi fucileranno, ma non amo il caffè. Sto sostituendo una ganache al caffè con una ganache di gianduia. Si ottiene... Sì, Erika, certo. È ovvio che viene un po'... Ciao, Ilaria. Viene un po' meno l'idea di tiramisù, perché tu quando pensi al tiramisù pensi mascarpone, caffè, cacao, sostanzialmente. Certo, savoiardo, ma... lo senti meno nel sapore, capito? Lo senti più nella consistenza, ecco. E Giulietta, si vede, lo so Giulietta, io purtroppo la lavagna, qui ci sono le luci che mi vanno contro. Se mai lo riascoltate, ragazzi, intanto l'importante è capire, questa è la cosa fondamentale, se mai capire un attimo. E facciamo un altro esempio. Poi vi ricordo che c'è la sorpresa al cioccolato, eh? Allora, parliamo di cannolo siciliano. Ok, allora, appena parlo di cannolo, l'elemento principe, non discutiamo nemmeno, è la ricotta, giusto? Ricotta, poi sicuramente la cialda, croccante, e qui abbiamo già un elemento morbido e uno croccante, quindi alla grande. Poi c'è chi, fermi tutti a non me ne vogliono, chi mette le gocce di cioccolata, chi tendenzialmente esternamente mette il candito, ok, quindi magari i canditi, o le gocce di cioccolato, oppure anche chi lo fa, che ne so, con la granella di pistacchio, no? Cioè ci sono vari elementi. Qui abbiamo un po' tutto, perché ad esempio con i canditi potremmo creare un piccolo leggero stratino, magari una crostata, appunto di battuto di canditi, così si sente. Avremo poi potremmo fare una namelaca alla ricotta, una mussa alla ricotta, o semplicemente una crema ricotta che usiamo nel cannolo. Tutta la cialda esterna la possiamo creare e inserire all'interno, oppure magari fare una frolla poi inserire la cialda, oppure fare tutto un contorno di cialda, bisogna essere un po' bravi a lavorarla, ma si riesce a fare, ok? Capite che volendo qualsiasi cosa, questo non scrive più, qualsiasi cosa potremmo smembrarla e ricrearla, ok? Questa è un po' l'idea. Giulietta, ricotta di pecora, ragazzi, cannolo rigorosamente ricotta di pecora, come la cassata del resto. Poi c'è anche chi fa il misto, però se vogliamo stare nella tradizione sicula, ovviamente ricotta di pecora. Ok. Vediamo. Claudia. E Davide, non serve una bagna per il savoiardo come nel tiramisù classico? Sì, Claudia, dipende. Allora, come avevo detto la volta scorsa, sì, la glassiamo adesso, Antonella. Come ho detto la volta scorsa, noi non l'abbiamo bagnata, perché? Perché la bagna serve per dare morbidezza, ma la morbidezza ci verrà data dalla crema, capito? Quindi è già molto cremosa, quindi il savoiardo ed è molto basso, lo volevo sentire. Altrimenti magari correvo il rischio che poi diventasse troppo morbida, ecco, capito? Ecco perché non l'abbiamo bagnata. Maria, mi intriga la sacher moderna con gelatina di albicocca. Ecco, vediamo velocemente quello che può essere una sacher, ok? Ma proprio velocemente, che poi andiamo a preparare la nostra creazione.
è giusto perché per farvi capire. La sake, prima cosa che ci viene in mente ovviamente è l'impasto al cioccolato, quindi o meglio al cacao. Ok. Seconda cosa, abbiamo la marmellata, o meglio la confettura, come è giusto chiamarla, di albicocche. Terza cosa, la glassa esterna. Ragazzi, so che non vedete, devo cambiare il pennarello, ho già capito, però almeno sentite, ok? E qui ce la giochiamo, potremmo tranquillamente creare, come aveva suggerito, magari una gelatina di albicocche, potremmo creare un, sempre con le albicocche, una composta di albicocche, usare comunque la stessa confettura, prendere le albicocche, scirupparle o comunque creare delle albicocche semicandite, ad esempio. Ovviamente, che ne so, la frolla al cacao, la marquise al cacao, torna il pan di Spagna, che ne so, il cacao. Cioè, potremmo veramente sbizzarrirci, senza contare che la stessa base dell'impasto potremmo inserirla in una crostata. Ok, quindi crostata, frolla, elemento croccante, massa sake, per intenderci, e sotto inserire delle albicocche semicandite. Tutto questo se ne va in cottura, va in cottura a 180 gradi tutto. E tu dici, Davide, ma non succede nulla, la frolla si cuoce, l'impasto va in cottura e tu hai creato quelle che sono considerate un po' i cake da viaggio, le torte da forno, per intenderci. Ok, tutto qualcosa di moderno. Va bene? Ok, allora ragazzi, io direi che come spiegazione ci possiamo fermare qui. Ci siamo intrattenuti una ventina di minuti giusto per capire come è nata questa idea, ma soprattutto per darvi le basi anche a voi per poter rifare e riprodurre di tutto e di più. Ok, diventa molto molto interessante. Provateci perché scoprirete veramente delle cose bellissime, bellissime. Allora, la nostra lavagna la spostiamo, che non ci serve più. Bene. Allora, mettiamo un po' qui. Vediamo un attimo. Eccoci qua. Riposizioniamo e via. Oh, allora. Vediamo. Ok, allora ragazzi, adesso sapete cosa andiamo a preparare? Aspettate, di così. Bene, adesso ci prepariamo per quella cosa che volevo farvi vedere al cioccolato, ok? E poi andiamo a vedere il glassaggio. No, facciamo il contrario. Prima andiamo a glassare, dai, andiamo a glassarci la torta. E poi vi faccio... Ciao Roberta, benvenuta. E poi... dopo Mariella ti rispondo. Facciamo già il glassaggio, dai. Così intanto che glassiamo e si rapprende un attimo, dopo vediamo quella cosa, il cioccolato, molto interessante. Cos'è che vedremo? Vi farò vedere come creare dei bastoncini di cioccolato proprio, senza nemmeno temperarlo. Si possono fare senza problemi, ma non solo, grazie alla tecnica che vedremo tra poco potete creare anche delle soggettistiche in cioccolato. Il cioccolato diventa malleabile, per intenderci, e vi faccio vedere come, è abbastanza semplice, eh? Allora, adesso ci prepariamo per glassare, quindi abbiamo la nostra glassa, togliamo la pellicola e adesso con la glassa dobbiamo rigenerarla, dobbiamo portarla a temperatura, quindi microonde o chi non ha microonde bagnomaria, la scaldiamo, non per scioglierla tutta, ma praticamente si scioglierà tutta la parte esterna, rimarrà un nucleo un pochino più morbido all'interno che ci servirà a bilanciare il troppo caldo esterno e la temperatura più bassa all'interno, perché questa va mixata nuovamente con il frullino a immersione. Ok, quindi mettiamo microonde, pronti con il frullino,
iniziamo a dargli quei 30-40 secondi. Devi spostare la telecamera, vediamo un attimo. Quello come mai, cosa succede? Così dovremmo andare bene. Adesso arrivo, sai, anche Maurizio. Mara, non si vede? No, si vede, ho appena guardato. Allora, Maurizio, adesso vediamo anche le temperature. Vi faccio vedere un po'. Vedete che inizia a sciogliere esternamente? Non posso inclinare troppo, ok. Allora, la temperatura ideale, allora, questa operazione si può fare nel bimbi, meglio di no, sai, Giulietta, bagnomaria è uguale, sai, Antonella, il tempo che si sciolga. La grassa la utilizzeremo intorno ai 32-35 gradi. Perché meglio di no nel bimbi? Perché questa grassa qui, ragazzi, meno la trasferiamo, meno la spostiamo, più evitiamo di formare bolle, ok? Bolle d'aria, perché se si formano le bollicine d'aria poi ci si vedono anche sopra. Ciao Giovanna! Ok, direi che ci siamo. Ci siamo perché? Perché si è sciolta esternamente, al centro si vede che c'è ancora un balocco, un grumo di glassa, ed è perfetta così. Adesso cosa faccio? Inserisco il mio mini pin, quando lo inserisco sempre laterale e poi faccio uscire le bollicine. Cos'è che vedete? Aspettate, lo sposto un po' allora. Ester, ho buttato fuori dei clienti per esserci. Allora, arrivo lì. Adesso vi faccio un'inquadratura proprio sul tavolo così. Aspettate un attimo. Ok, così vedete bene, eh? Ottimo. Attenzione a non andare troppo su, perché altrimenti formiamo, eccolo lì, infatti, appena detto, formiamo le bollicine. Allora, questo lo teniamo qua.
ho formato un po' di bollicine, eh? Avete visto? Basta un attimo che si va su e ti forma magari qualche bollicina. Allora, adesso vedete che è ancora un po' calda, un po' troppo, vedete? Io ce l'ho addirittura a 44 gradi, questa è troppo calda per adesso, non so se si vede. Ok, quindi cosa facciamo? La lasciamo lì, si deve raffreddare da sola, va bene? Ogni tanto mescoliamo così, senza inglobare aria, mi raccomando, e aspettiamo. Questa adesso è troppo calda. Ciao Davide, sono arrivata, ora cosa mi sono perso? Guarda, abbiamo fatto tutta la spiegazione, sai Clara, in merito a come si crea sostanzialmente una torta, un'idea insomma ecco di torta moderna partendo da un classico, e adesso stiamo rigenerando la glassa. Io l'ho scaldata troppo e va bene, non succede nulla, anzi tanto meglio, così vediamo cosa accade. È ancora troppo calda, deve scendere di almeno una decina di gradi, non la metto in frigo, ok? La lascio a temperatura ambiente che lei piano piano scende. Nel frattempo, ragazzi, vi faccio vedere, ho appena iniziato con il glassaggio, giusto. Allora, temperatura giusta, Diego, come ti dicevo, siamo intorno ai 32-35 gradi, va bene? Poi, ragazzi, un po' d'occhio, nel senso che se la vedete troppo molle, troppo morbida, perché dipende anche, ad esempio, dal cacao che abbiamo usato, dalla panna che abbiamo usato, eccetera, allora stiamo un po' più bassi, andiamo anche a 30 gradi, va bene? Se invece vediamo che è un po' più compatta, andiamo a 35 senza problemi, 36 anche, ci vuole un po' d'occhio. Qua vedete, man mano sta anche scendendo perché siamo intorno ai 44 gradi. Allora, adesso la spostiamo e nel frattempo vi faccio vedere una bella idea, ok? Un'idea per creare una massa di cioccolato che possiamo utilizzare per decorare, ok? E vi faccio vedere. Questo è quello che andremo a fare. Adesso vi faccio vedere bene. Vedete? Questo è uno stecchetto di cioccolato, un cilindretto, che è stato, per così dire, spruzzato con lo spray oro, va bene? E poi andremo ad utilizzarlo. Questo, ragazzi, è lo stesso cilindretto, ancora non spruzzato. Questo cos'è? Questo è un insieme, eccolo lì. Questo è un insieme di cioccolato che adesso vi farò vedere come l'abbiamo ottenuto. Il cioccolato poi, sentite, è cioccolato a tutti gli effetti. È una massa che viene fatta al cutter. E adesso vi faccio vedere, quindi al robot. Questo non dovete farlo necessariamente adesso, però ve lo faccio vedere che può essere molto interessante. Allora, che termometro hai? Ah, Antonella, questo è un termometro normalissimo, quello diciamo a inserimento. Vanno bene tutti, vanno bene anche quelli a infrarossi, meglio questi però. Io non ho spray, come si fa? Vanessa, non ti preoccupare, è facoltativo, sai, lo spray, è facoltativo. Allora, cioccolato ragazzi, cioccolato, va bene qualsiasi cioccolato, se lo avete in gocce, ok, tipo da copertura, così meglio. Non le gocce del supermercato, altrimenti lo tritate grossolanamente, va bene? Poi cosa facciamo? Ci serve robot da cucina con le lame, va bene anche il bimbi, e adesso vediamo se ho qua, ok, cosa facciamo? Inseriamo il cioccolato e iniziamo a triturarlo. Ok, andiamo a triturare il nostro cioccolato. Da prima si crea sostanzialmente una granella, una polvere, eccetera, e poi inizierà a compattarsi, creando una pasta, creando quasi una massa di cacao. Ok? Questa pasta qui diventa molto interessante perché duttile, malleabile. Spero che spostiamo anche la grassa. E adesso vi faccio vedere, molto interessante anche perché, Maurizio, percentuale indifferente? Sì, sì, Maurizio, è indifferente qua la percentuale. Questo ad esempio è un 70, guardate, ve lo faccio vedere. Eccolo qua.
Io tendo ad usare molto Calbò o Varrona, ok? Questo qua è questo. No, lo potete fare anche bianco e al latte, eh? Anche bianco e al latte. No, non c'è problema, veramente non c'è problema qui. Allora, un secondo che arrivo. Spostiamo un attimo la lavagna. Eccoci qua. Mi ero dimenticato i guanti. Allora, bene, cioccolato all'interno, vediamo se... E facciamo partire. Vedete che inizia a triturarsi? Normale. Comparsi i guanti nel frattempo. Vedete, adesso abbiamo si è triturato in maniera, diciamo, perfetta. Ecco, il cioccolato così, questo è anche ottimo da mettere sotto, infatti un po' me lo tengo da parte, perché questo qui è ottimo da mettere sotto come chiusura della nostra torta. Un pochino me lo metto da parte per dopo, e il resto invece vi faccio vedere. Questo è perfetto. Da un'altra prova. Metto le lame. Aspetta, forse non si era visto prima. Vediamo, eh? Sì, così dovrebbe vedersi. Vedete com'è fine? Questo è perfetto poi anche per la torta, per fare la chiusura, ma ve la faccio vedere dopo, ve la faccio vedere bene. Bam! Via. Scusate, continuiamo. La lama inizia a scaldare leggermente il cioccolato, va bene? E piano piano vedrete cosa succede. Inizia piano piano a compattarsi, non sembra, ma vedete? Ok? Le dolcezze di Mary. Mary, la torta quando la puoi servire? Allora, una volta finita la lasciamo in frigorifero per circa un'oretta e mezza ed è pronta. Vedete che inizia sempre a compattarsi sempre di più. Ah, ragazzi, per chi mi chiede cosa che non si vede, non preoccupatevi, ho solo messo il cioccolato qui e l'ho fatto andare. E vai, e vai, e vai, e vai. Fino a che lo vediamo tra un attimo. Thank you.
Vedete come si sta compattando? È qualcosa che si avvicina al cioccolato plastico? Sì, però questo è cioccolato puro, puro. Oh ragazzi, so già cosa pensate, un minuto, un minuto, non siate, questo va bene anche per gli scherzi di carnevale, questo è bellissimo per gli scherzi di carnevale, adesso capite il motivo tra un secondo. Allora, scusate che sposto un attimo il robot, allora, adesso tra un attimo capite il motivo, vabbè, oggi va così, sempre va così, allora, sì, bisogna ridere, sorridere, via. Allora, ecco qui. Vedete? Sembra una pasta di zucchero, sembra un... Eppure è cioccolato puro, ragazzi. Non c'è nient'altro dentro, non c'è niente. Si è impalloccato tutto, immagino di essere arrivato. Esatto, Umberto. Allora, attenzione, vedete? Io lo muovo. Occhio perché pian piano si raffredda, no? Quindi attenzione a lasciarlo anche di così. Infatti io adesso, aspettate, faccio così. Perché il tavolo è freddo. Allora, se io ne prendo un pezzo, posso fare dei decori. Ok, posso iniziare a tirarmi la salsicciotto. Piano piano. No, questa è una sciocchezza. Andiamo diretti sul tavolo, poi puliamo. Tanto si vede. Vedete? Posso tirarmela. Attenzione che il tavolo ovviamente è freddo. Me lo tiro ad esempio a salsicciotto. Poi, se voglio dare uniformità, tagliere, ta ta ta. Coltellino. Questa è cioccolata, possiamo fare dei nodini. Lo lasciamo intero così per la decorazione. Attenzione perché ricordiamoci che ovviamente mano a mano lui si sta rapprendendo. Infatti se io adesso lo piego, vedete che si spacca? È normale, ok? La cosa bella è che potete fare anche delle forme. Se si sta spaccando troppo, altro giro al robot, ok? Sfredderebbe, Erika, qua devo capire. Si rimette nel mixer. Sì, sì, esatto, esatto. Se si rapprende troppo, si mette nel mixer, ok? Questa, se volete fare un bello scherzo a carnevale, la mettete lì così, ok? E poi dici, ah, oh, che buona, ma... Basta, qua chiudo e... Però capite la bellezza? Che percentuale di cioccolato è? Sonia, questo è un 70%, ma potete farlo anche con il bianco e il fondente. È una bella massa, perché se io voglio fare, ad esempio... degli occhietti di personaggi, anche sulle uova di Pasqua, vedete? Pallina, così, va bene? Occhio perché la mano scalda, vedete che inizia a diventare appiccicoso? E via. Questo poi come vi diventa? Lui si rapprende, eccolo qui, vedete? Bastoncino, attenzione, cioè è cioccolato a tutti gli effetti, eh? Non è molle, non è... e non è neanche temperato, vedete? L'avanzo, tipo queste palle qui, si scioglie, si fanno mousse, si fanno cremosi, non si butta via niente, vero? Mi raccomando. Però è molto interessante perché è bello morbido, ok? Secondo me è molto interessante questa cosina qua. Che dite? Vi è piaciuta? Io lo metto tutto qua, vedete? Adesso si è già un po' raffreddato, infatti, eccolo. Okay. Se la massa si raffredda, la rimetto un po' nel mixer.
La Giovi si sta spaccando, Giovi, per il discorso di Carnevale, che non manca neanche tanto. Come Davide, non manca tanto, ma deve ancora arrivare a Natale. Eh sì, ma siamo lì, è un attimo, è un attimo. Questa è una bella tecnica anche per fare dei piccoli soggetti, dei pupazzetti. Ah, una cosa che non vi ho detto, questa dopo potete anche, che ne so, se vi fate, ormai questa si sta un po' raffreddando, però se vi fate il corpo, poi prendete il pezzettino, potete tranquillamente andare a creare quello che volete, vedete? Cioè, nel senso, è molto interessante. Poi, ricordo, è tutto cioccolato, eh? Tutto cioccolato. Allora, adesso facciamo così. Brava Erika, qua ti diventano, ci potete creare delle belle decorazioni in anticipo, ok? Poi le potete spruzzare con lo spray oro, ad esempio, e diventa molto utile, molto interessante. Ah, una cosa, vero, non ve l'ho detto, ma adesso questo ormai, adesso ormai questo si è un po' raffreddato. Però immaginatevi di fare un bel bigolone lungo, ok? Tutto uguale, perfetto anche per chiudere le torte, va bene? Per chi ancora non sa temperare bene il cioccolato, magari ha delle difficoltà, è un'ottima alternativa. Anche per fare dei piccoli, adesso si spacca, è ovvio, però dei piccoli cerchietti, e all'interno metto magari sopra la mia creazione, sopra la mia torta, posso mettere dei frutti di bosco, delle more. A differenza della pasta di zucchero, non scioglie perché è cioccolato a tutti gli effetti. Pulitina. Vediamo, se aggiungessi del glucosio, secondo me si appiccica con il mattarello. Sì, ecco, state attenti ragazzi, col mattarello fa un po' fatica. Come avete visto, ho usato un'assina per dargli un po' la forma. È pur sempre un po' appiccicoso, cioè l'avete visto. A Sandra, se tu aggiungessi del glucosio, allora arrivi a creare un composto simile al cioccolato plastico, sostanzialmente. Ok. Erika, una volta glassata, posso rimetterla in freezer? Sì, Erika, sì, la puoi rimettere in freezer, ma occhio perché la glassa a specchio si opacizza. Allora. Vediamo come siamo arrivati. Nel frattempo. 36, piano piano, sì, direi che iniziamo ad esserci. Fermiamo leggermente. Attenzione se fate questo movimento rotatorio, non inglobare ovviamente aria. Ok, allora, torniamo. Ragazzi, intanto che la glassa torna un po' alla temperatura perché l'ho lasciata io un po' così, vi chiedo se avete delle domande. Ok, rispondo volentieri un po' alle vostre domande. Fra 10 minuti circa, sì, anche meno, 5-10 minuti andiamo a glassare. Allora, facciamo una lezione sul cioccolato plastico? Giulia, sì. Allora, io ovviamente. Ragazzi, lo sapete, faccio i corsi, no, normale, no? Ok, allora, Franco, che frullatore immersione usi? Allora, Franco, uno dei frullatori immersioni migliori, soprattutto anche per le glasse, è il Bamix, conoscete, però è molto costoso, va bene? Io ho trovato un buon compromesso, questo qua è marchiato Metro, è senza campana, come avete visto, e quella è la cosa che serve. Professionale, io questo l'ho pagato sui, se non ricordo male, sui 120 euro, 110-120 euro, ecco. Si può mettere negli stampi? Cosa fatti? Questo, ma questo è più da decorazione, sai, esterna. Umberto, ripeti la temperatura della glassa? Sì, guarda, la temperatura della glassa siamo intorno ai 30-35 gradi. Dico sempre, usate un po' l'occhio, perché se vedete che comunque a 35 gradi è ancora un po' morbida, liquida,
andate tranquillamente a 30, va bene? O a 29 addirittura. Se invece vedete che è ancora compatta, salite un po', andiamo anche a 36. Questo è un po' il range, diciamo. Una volta glassata la metto in frigo per cena, è pronta? Sì, Michela. Una volta glassata... cos'è la campana, Giulietta? Adesso ti faccio vedere. Una volta glassata, un'oretta e mezza è pronta, eh? Anche meno, un'oretta. Allora, questa è la campana del mix. Vedete ancora? C'è ancora la glassa. Comunque, guardate che bel effetto. Lucido a specchio, bellissima. Questa è la campana, vedi? Aspetta che non vorrei smacchiolare dappertutto. Infatti, eccolo lì. Fermo. Allora, questa... è la campana, vedete che è aperta, mentre di solito è chiusa, cioè tutta chiusa. Più è aperta, meglio è. Inoltre, essendo professionale, vedete che ha le quattro lame, 1, 2, 3, 4 ricurva. Obiettivamente, ragazzi, fa la differenza sulle glasse, c'è poco da fare. Il frullatore a immersione con la campana chiusa, quello di plastica, che ho anche io, sapete che io ho frullatori ovunque. Questo è un po' il classico, con le due lame, ok? Con le due lame e la campanona così, voi capite bene che vi fa molte bolle. C'è poco da fare. Vi fa più bolle, ecco. A me sarà una lezione per una drip cake senza glutine, senza bagna. Erika, ne parliamo, va? Allora, posso farlo domani mattina quando si può mangiare? Sì, Paola, sì, sì. Tu lo puoi glassare anche domani, lasci lì, lasci la glassa in frigo e lo grassi quando ti serve, insomma, ok? Allora, vediamo, ormai ci siamo, dai. Ma sulla glassa si possono mettere delle decorazioni con oro? Vediamo, con uno stampino poggiato? Sì, sì, Patrizia, è lo stesso effetto che avevamo fatto per una torta del corso estivo, ok? Alessandra, come mix? Va bene il Bamix? No, il Bamix è il re dei mix, ok Ale? Cioè, se hai la possibilità di acquistarti il Bamix, tanta roba, cioè è proprio il dio dei frullatori di immersione, il Bamix. Lui, come ce ne sono altri. Questo è un buon compromesso, perché se non ricordo male, un Bamix sei intorno ai 220-250 euro, cioè è una spesa impegnativa, ecco. Vediamo. Alessia, lo trovo in commercio una con la campana aperta? Sì, sì, senza problemi. Bisogna solo guardare. Allora, una volta che avete capito cos'è la campana, ok, e cercatelo sempre con questo in acciaio, va bene, non in plastica. Una volta capito questo, lo trovate. Tra l'altro, quelli professionali sono molto interessanti perché hanno la rotellina che vi permette di aumentare o diminuire la velocità ed è molto interessante a seconda delle preparazioni dare più forza o meno forza. Io quello sfigato di plastica, Elenia ce l'ho pure io, hai visto? Ok, allora ragazzi, adesso ci prepariamo al glassaggio. Cosa facciamo? Allora, olio di carta da forno o una placchetta, se avete una griglietta tanto meglio, va bene, poi spatola. Io ho tenuto da parte, ve l'ho fatto vedere, il cioccolato che avevo frullato, ok? E poi possibilmente un vassoio dove andremo poi a mettere la nostra torta. Vediamo se ci siamo. Ancora un po'. Ancora un po' calda la mia, cavolaccio, l'ho scaldata troppo. Io l'ho preso a 100 euro su Amazon il Bamix, Giulia, veramente? Beh, caspita, wow, prendo anche io 100 euro, eccezionale. Allora, è la nostra ancora un po' caldina, però vabbè. Glassiamo comunque, avrò un effetto forse meno coprente, però ve la faccio vedere perché non voglio tenervi qui troppo. Eventualmente facciamo un doppio glassaggio. Allora, intanto prendiamo la nostra torta.
così la sformiamo. Sformiamola fuori dalla nostra griglia. Aspettate che vi inquadro bene il tavolo così. No, 39 gradi, ho visto che dici che sembra spessa, 39 gradi è un po' tanto. Io ho inglobato delle bollicine prima, vediamo se mai mi fa qualche bollicina, vabbè, capita. Allora, torniamo. Dallo stampo, ecco, chi ha usato invece le plastiche, le cerniere, fa la stessa cosa, va bene? Vedete? Opla! Vedete com'è perfetta? Cioè, volendo, io posso anche lasciarla così. Prima c'era chi mi chiedeva, Davide, la spolvero solo con un po' di cacao? Sì, sì, guardate. Cioè, tranquillamente. Poi andiamo, posizioniamo. La griglia del forno, va bene? Sì, sì, Serena, va benissimo. È ancora un po' calda, però devo dire che copre bene. Togliamo leggero strato. Sì, si vede ragazzi, adesso vi faccio vedere, si vede che è ancora un po' calda, da dove? Qui sui bordi cade leggermente, vedete, si stacca un po'. Lì no. Qua sì, vedete? Si vede? Ma va bene, l'importante è vederlo assieme, Eventualmente gli diamo un altro giro. Però come vedete è bellissima a livello specchio. Vedete come cade? Perché è ancora calda. Ok, quando succedono queste cose, nessun problema, gli diamo un altro giro. Ok, aspettiamo un attimo che questa si rapprenda. E andiamo a dare un altro giretto. Facciamo anche questa cosa. Mi piace particolarmente quando abbiamo magari delle situazioni che possiamo vedere assieme, perché poi quando siete magari da sole non si riescono a vedere. Allora, però spostiamo qui. Questa, dove vai? Questa che si è raffreddata la inseriamo qua, così mi raffredda quella. Ci sono, ogni tanto lui si ferma, devo ancora capire il motivo, sapete che non l'ho capito, pensavo che il telefono fosse pieno, ci siamo. Allora, la glassa in più l'ho inserita qua, no, l'ho riempita di bocca. Cosa succede? Ci siete? Mm.
Vado un po' a ritoccare qui. Basta, non la tocco più perché mi piaceva com'era, sinceramente. Infatti l'ho toccata, ma era meglio se non la toccavo. Va bene così. Allora, adesso cosa facciamo? Aspettiamo che prenda bene. Non so se si vede l'effetto, vediamo se riesco a farvi vedere proprio l'effetto. Vedete la camera? Ciao! Ciao ciao! Tu! Si vede bene l'effetto specchio? Sì? Come vedete non c'è nessuna bollicina. Allora, adesso cosa facciamo? Ce la alziamo dalla nostra griglietta, prendiamola sotto, ok? E andiamo a chiuderla. Bene. Poi, come vi dicevo, vedete? Io avevo tenuto da parte questi perché sono eccezionali per... Sta scivolando. Prendo ragazzi una spatola pulita perché obiettivamente è meglio. Ok, e adesso poi arrivo a rispondere alle vostre domande. Portate pazienza, ma su queste sono operazioni che dobbiamo fare un po', diciamo, in velocità, ecco, perché sennò inizia a sciogliersi, eccetera. Non mi ha sporcato bene, arrivo. Bene. Davide, si può passare al colino se ci sono bolle? Sì, assolutamente sì. Sì. Senza problema. Allora, qui adesso, ragazzi, possiamo fare varie cose. Se aspettiamo un attimo che la glassa si rapprenda, siccome è un tiramisù, ok, potremo tranquillamente prendere del cacao, quello che avevo un po' detto, state molto attenti a non toccarla, va bene? Questa è l'operazione e dovete essere molto fermi. Anzi, facciamo una cosa più... Lavoriamo bene. Adesso vi faccio vedere. Lavoriamo bene. Oh, così. Lavoriamo bene, puliti, fatti bene. Aspetta, si vede. Mettiamola che si veda bene. Si vede bene così. Ok, qua dovrebbe vedersi bene, vero? Ok, lavoriamo belli puliti. Ui, dove vai?
bicchieri. Ora, fatemi pensare, ci sta qua? Sì, è la grande. No, però la metto sul vassoio. Questa è carina, però vediamo, eh. Sì, dai, ci starebbe anche qui. Proviamo. Spatole a me. Allora, vediamo se l'avevo già, eccolo qui, qui c'era il foro, diciamo, di inserimento della nostra spatola. Via. Operazioni molto pericolose. Eccola qui. E adesso... Vedete, con l'effetto di prima si possono fare anche delle cose così, ok? Tranquillamente. Che maniera semplice cosa possiamo creare. Eccolo qua. Ma non ne aggiungerei altri, perché sennò esageriamo, non va bene. Allora, altra passatina al tavolo. Altra passatina al tavolo. Poi cacare un po' dappertutto. Ragazzi, adesso arrivo a rispondere alle vostre domande. Io qui ho un disastro fatto, però dopo si sistema, quindi va bene. Poi siamo a casa, insomma. Eccola. Come vedete, si vede bene anche l'effetto a specchio, vedete? Io passo la mano sopra, la vedete? Ciao! Si vede addirittura il colore della mano. Allora, Clara, che goduria, sei un mito, è bella, vero, è bella, poi adesso io questo l'ho fatto un po' veloce, ragazzi, bisognerebbe farlo un po' meglio, con calma, qua sei in diretta, c'è le cose, ma guardate che bella grassatura, tra l'altro non era neanche a temperatura, bisogna aspettare 2 gradi in meno, però non è che posso tenervi qua fino alle 6, quindi questo è un po' quanto, poi vi faccio ovviamente l'effetto del taglio, va bene, io adesso ve la lascio così. Sinceramente sto vassoio non mi piace niente perché tocca un po', è un po' inarcato, quindi vabbè, la comprime, ma ok. Però come avete visto, come sempre, possiamo fare di tutto, la pasticceria è bellissima per questo, perché la maggior parte di voi me l'avete scritto, io ne sono strafelice e contento, che mi dicono, Davide, ma io non avevo mai fatto niente, avevo sempre fatto la crostata con la marmellata, buonissima, e va bene, quella la crostata con la frutta, la crema pasticcera, e va bene, ma sappiate che potete creare di tutto, buttatevi, fate, non abbiate paura, ok? Perché questa è la dimostrazione, alla fine l'abbiamo fatta assieme in tre serate, ok? Che poi in realtà l'abbiamo messo in 3 serate, ma so, ci si mette molto, molto meno. Ed eccola qui, bel tiramisù in versione moderna, e sentirete che bomba di bontà, ok? Vediamo, grazie mille davvero. Grazie.
Complimenti, sì, ragazzi, un'oretta e mezza è pronta, eh? Un'oretta e mezza, dai, per questa sera è perfetta, o per domani. La cosa molto bella è che poi appunto potete tranquillamente lasciarvela in freezer, glassarla all'ultimo minuto, ci vuole poco, i decori in cioccolato, così che questi ve li potete giocare dove volete, anche questi li potete preparare prima, eh? Io li ho preparati ieri. Ecco, ragazzi, che dirvi? Io ho anche... Vediamo, molto bella. Complimenti. Quanto tempo occorre aspettare il frigorifero? Ah, ok, quello che abbiamo detto prima. Se omettono solo la grassa e uso il cacao in superficie, quanto conviene mettere? Allora, il cacao però conviene metterlo alla fine, perché sennò t'assorbe. T'assorbe, ecco. Se è un mito... addirittura Esther, se è un mito... mi viene voglia di provare a far tutto. Ma dovete provare a far tutto. Certo, ragazzi, c'è anche un po' di tempo, vero? Normale, dai. C'è uno magari lavora così, ha i figli, i nipoti, ha il marito da accudire, il compagno da accudire. Che solito peso del marito del compagno. Io ancora non l'ho fatta, settimana molto intensa. Pazienza, tanto i video restano. Sì, Fosca, i video restano, tranquilla, assolutamente. Assolutamente. E ragazzi, noi ci vediamo, prossimo appuntamento lo faremo a fine mese, lì alziamo anche il tiro, vi do gli ingredienti in anticipo così ve lo potete procurare, perché volevo farvi fare qualcosa di ancora più carino, ok? E via. Posso spruzzare con oro sulla grassa? Sì, Gabriella, puoi spruzzare con oro sulla grassa, di solito lo faccio solo su una parte, ecco. Bene. Ragazzi, che dirvi? Con la nostra super mega, il nostro super mega tiramisù, vi aspettate, vi saluto. Vi saluto con qua, perché poi il video si vede fino a un certo punto, ma chi ha provato a farla vedrete che effetto che è, che bella. Ciao. Guardate che mi faccio anche vedere così. Ciao, alla prossima. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Buona domenica.